Allora, anche questa sera siamo in outfit bianca. Vediamo questa domanda. Quindi, che cosa significa se lui è diventato geloso? La domanda è stata posta sempre su Instagram. Ho già risposto in privato alla persona. Ovviamente la risposta poi l'ho scritta dettagliata e vediamo di che cosa andiamo a parlare. Ciao Federico, puoi rispondere su TikTok a questa domanda? Sto facendo adesso. Dice: cosa significa se il mio compagno cambia nella nostra relazione, diventa più attento ai dettagli, più geloso? È un buon segno o devo prenderlo come un cambiamento dovuto ad altro? Quindi cosa significa se lui diventa geloso? Allora, in questo caso un cambiamento repentino può essere dovuto a diversi fattori, quindi dovrai prenderne in considerazione differenti. Forse perché ti ha tradita, forse perché si sente in colpa e questo è uno dei tanti fattori possibili. Ora vediamo anche gli altri. Magari ha maturato un sentimento più radicato all'interno della coppia. Magari ha paura di perdere quello che finalmente ha ottenuto, se lui è diventato ipergeloso, o comunque magari è una persona insicura. In teoria dovresti goderti la relazione in tutte le sue forme e fossilizzarsi a cercare di capire cosa voglia dire è abbastanza difficile a mio avviso. Ci sono degli spunti, delle ipotesi come ti ho anticipato, però comunque starei attento. Per mia visione e punto di vista, la gelosia non è buona quando è troppa, quindi la gelosia non va bene, è giusta quando non va ad inficiare con il benessere dell'altro, cioè la gelosia appunta nel modo giusto va bene. Quando è che dovresti stare in pena per la gelosia? Quando appunto inizierai a sentirti male, inizierai a star male, in quel caso sarà bene comunicarglielo, digli cosa stai provando, in modo tale che lui sia a conoscenza di questo. E glielo comunichi, gli fai capire quello che stai provando. E forse dovrebbe ridimensionarsi, glielo devi dire. Chi è troppo geloso ha dei problemi nel gestire la propria sfera privata, spesso focalizza l'energia sull'altra persona e dimentica la propria individualità, il proprio io. Alla fine dei conti, insomma, io penso che sia giusto goderti anche questa sana gelosia, magari ti sta regalando, ma al contempo devi fare attenzione a questi sbalzi di comportamento, perché se iniziano ad intaccare il tuo benessere, il vostro benessere di coppia, allora non è più positiva la gelosia. Io spero di esserti stato d'aiuto, ti ricordo che nel link in descrizione trovi sempre, ovviamente, nei profili Instagram, TikTok, eccetera, il link per prenotare una consulenza privata, gratuita, conoscitiva con me per capire se posso aiutarti. O altrimenti, ovviamente, iscriviti al canale, seguimi, insomma, fai quello che devi fare, basta che poi queste cose ti tornino d'aiuto, quindi ti siano d'aiuto. Noi ci sentiamo al prossimo video, I'll see you in the next.